Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi siamo qua con uno spacchettamento diverso dal solito. Oggi raga vi mostrerò un unboxing. Perché è diverso dal solito? Perché vi farò vedere cosa ho ordinato con meno di 30 euro. Un sacco di roba che secondo me è estremamente utile se sei collezioni, con tutto il meno di 30 euro, circa 28, qualcosa del genere. Quindi che tutti potete avere comunque, perché è veramente base. Oltre a questo palco qua, dato direttamente dalla Panini, ho anche questa busta che contiene qualcosa di abbastanza particolare, che è tutta esaurita in Panini. Volevo farvelo vedere perché secondo me è una chicca veramente ottima. State fino alla fine del video per scoprire cosa c'è all'interno. Prima di cominciare col video chiedo sempre di lasciare un bel like e supporto, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare anche la campanellina. Vi ricordo l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video o quello dopo ancora. Magari scrivetemi anche il nome con cui volete essere salutati, così almeno non sto io a chiedervelo direttamente. Detto questo, incominciamo subito con l'unboxing. Andiamo ad aprire subito e speriamo che la Panini non abbia fatto degli errori. La solita scatoletta. La prima cosa che vedo è che la Panini mi ha ridato 80 centesimi, il che vuol dire che Messi e Ronaldo Brasil 2014 sono decisamente esauriti. Così raga, come ho scoperto che sono esauriti? La rookie Zaniolo e la rookie Tonali, come avevo detto nel video di 2-3 video fa. State attenti raga, ordinate finché siete in tempo. Ora andiamo a vedere l'interno di questa bellissima collezione. Allora raga, intanto per incominciare mi hanno inviato la figura di Francesco Totti Euro 2000, che raga, con meno di 28 euro si può tranquillamente acquistare il totale. E tra l'altro per errore mi hanno inviato un'altra, quindi raga ne ho due di Francesco Totti Euro 2000. Anche perché raga, la cosa strana è che non si può ordinare due volte nello stesso ordine, quindi cioè, molto bene. Poi ho ordinato un po' di figurine del campionato portoghese. Abbiamo Florentino, Trincao che è passato adesso al Barcellona, Tavares, Fabio Silva che è appena passato per una cifra record, raga, 18 anni, 8 presenze, un gol per 40 milioni al Wolverhampton. Poi abbiamo Pedro Ribeiro, Pepa e lo scudetto del Benfica e Silas. Poi raga, ho ordinato un po' di figurine della Orange Edition di Euro 2020 Preview. Ho ordinato scudetto dell'Ucraina, scudetto del Galles, Gareth Bale, Eden Hazard, Luka Modric, Alexander Arnold, lo scudetto della Spagna, Sergio Ramos, scudetto della Francia, Paul Pogba, scudetto della Germania, scudetto dell'Italia, Donnarumma, Tonali, scudetto dell'Olanda, De Ligt, CR7, Bruno Fernandes, João Félix e soprattutto Kylian Mbappé. Poi di Brasil 2014, come ho detto, sono andate esaurite Cristiano Ronaldo e Messi, quindi chi le ha prese le ha prese, se no adesso uno deve pagarsene un bel po' anche. Ho preso Neymar Junior, Luka Modric, Sergio Ramos, Xavi Hernandez, Iniesta, Luis Suarez, Gigi Donnarumma e Andreino Pirlo, il nuovo allenatore della Juventus. Poi raga, ho ordinato anche qualcosa del campionato francese. Abbiamo Ibra versione 14-15, Neymar versione 17-18, poi abbiamo la figura di Neymar e Weah che sono la versione 18-19 del FUT. Che raga, Mbappé di questa edizione è andata esaurita a breve, in questi giorni è andata proprio esaurita. Poi della Liga 14-15 ho ordinato Griezmann, che era l'anno in cui è arrivato, Kroos, che era l'anno in cui è arrivato, e Suarez, anche lui era l'anno in cui è arrivato. Poi invece della Liga 14-15 oggi devo ordinare Neymar Junior, Andres Iniesta, Luis Suarez, Sergio Ramos, Cancelo, che mi sa che hanno sbagliato a inviarmelo, Xavi Hernandez e Iniesta. Invece di Russo 2018, però in versione rosso dietro, la velina rossa, che di solito è nera, ho ordinato Salah, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, che raga, con la velina rosa mi mancava, rossa rosa, quel rosino lì, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Paul Pogba, Lionel Messi, Paolo Dybala, Luka Modric, Neymar e Eden Hazard. Così almeno raga ho tutte le versioni dei giocatori. Ce l'ho in versione Gold Edition, in versione nera, velina nera e versione velina rosa. Poi per ultimo ma non di importanza ho ordinato Gabriel Martinelli, che è la rookie, lo scudetto del Chelsea, lo scudetto dell'Everton, Moise Kean, che forse tornerà alla Juventus, chi lo sa, Momo Salah, Phil Foden, Paul Pogba, Greenwood, che anche lui questa è la sua rookie, lo scudetto del Tottenham e lo scudetto del Watford. Per chi è rimasto alla fine del video, ora potrete vedere la busta e il suo contenuto, perché sono tutte esaurite in Panini. Come vi dicevo, raga, al prezzo di 19 euro, ho ordinato Lionel Andres Messi, versione 2007-2008, versione Champions League, esaurita in Panini, ovviamente. Messi South Africa 2010, che è del Mondiale 2010, raga, ovviamente esaurita.
e Messi del 2010-11 versione Champions League, raga. Detto questo, passiamo direttamente ai saluti. Raga, tutto questo si può ordinare con meno di 29 euro e quindi direi che è tutta roba essenziale, proprio le basi del collezionismo. Con questa bellissima figurina di Ibrahimovic voglio salutare Stickets Fanpage, che è la prima fanpage in Italia del mio, della mia pagina Instagram, quindi andate tutti a seguire: Andrea, Raffaele, Francesco, Elmedi, Foppi, Caccio, Tommy, Mattia Bertini, Gabri, Gil, Karma, Mirko, Giuseppe TV, Domenico Moronese, Noemi, Vincenzo, Semuman e Emma Juve. Raga, detto questo, vi lascio al prossimo video.